Erano in vendita sugli scaffali di un grande magazzino gli oltre 500.000 giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino all'interno di un market in zona Parco Dora nei pressi di via Livorno gestito da un imprenditore quarantenne di origine cinese. Ad aggravare la sua posizione le precarie condizioni di sicurezza all'interno dei locali. In alcuni casi infatti le vie di fuga erano inadatte al loro scopo tanto da non consentirne l'accesso in caso di emergenza anche per via delle enorme quantitativo di materiale stoccato che ne impediva l'apertura. Il tutto con evidenti rischi per l'incolumità dei lavoratori e degli stessi clienti. Durante la perquisizione i finanzieri hanno rinvenuto anche solette plantari con marchio contraffatto di una nota e storica azienda del settore. Il gestore del market è stato denunciato alla Procura di Torino per contraffazione, violazioni sulla sicurezza dei prodotti e dei giocattoli, ricettazione e frode in commercio. Per lui inoltre una multa di 25.000 euro. Il valore della merce sequestrata è di oltre 1 milione di euro.